Allora, per i costi dell'energia durante il giorno lungo i tragitti, come possono venire regolate? Ricadono nelle fasce usuali F1, F2, F3. Ovviamente il giorno sarebbe F1. Su questo andrebbe verificato con o con ARERA o con il gestore del con il gestore del con il gestore del gestore del servizio di ricarica. Non penso che su questi tipi di contratti si lavori con le fasce orarie. Quali sono i tempi di ricarica fast dei veicoli? Allora, il tempo di ricarica varia da veicolo e dalla batteria. Quindi, generalmente, quando si parla di ricarica fast, si parla di ricarica con potenze superiori ai 22 kW, quindi stiamo parlando di potenze che vanno dai 40, ai 30, ai 40 kW, dai kilowatt in su. Abbiamo poi la ricarica ad alta potenza, che è quella che generalmente viene utilizzata per i mezzi pesanti e per gli autobus, che consente di andare a ridurre i tempi. In linea di massima, per un'auto, stiamo parlando di tempi di ricarica che sono dell'ordine di dalla decina di minuti ovviamente per fare una ricarica di un centinaio di chilometri fino a un'ora. Per capirci, il tempo minimo per fare il pieno all'autovettura. Allora, anche qui dipende dalla batteria e dalla potenza a cui la batteria può ricaricare. Stiamo parlando di un tempo che può andare dai 3-5 minuti per 100 km con una stazione tipo 360. Ovviamente devo avere un'autovettura che sia in grado di supportare la ricarica a tale potenza. Oggi abbiamo sia supercar che ricaricano intorno ai 300-320 kW, come ad esempio Porsche Taycan, ma anche delle auto medie o di fascia medio-alta, quali ad esempio delle Hyundai piuttosto che la Tesla Model 3, che ricaricano a potenze di 250, di 200, fino a 250 kW. Quindi, se teniamo conto di una Di una, di un, ad esempio di un Porsche Taycan che ha una batteria da 90 kWh, ricaricandola a 320 kW, io in poco più di mezz'ora riesco comunque a ricaricare completamente le batterie. Tenete conto che la ricarica rapida lavora, poi a seconda dei veicoli, generalmente tra il 20 e l'80% tra il 20 e l'80% dello stato di carica della batteria. Generalmente nessun costruttore di autoveicoli fa mai scendere le batterie sotto il 20%, dello stato di ricarica, e quando si arriva tra l'80 e il 90% c'è una riduzione della potenza che l'autovettura va a richiedere all'infrastruttura di ricarica. Il processo di ricarica è comunque sempre gestito dal battery management system dell'autovettura, quindi
è la vettura che va a richiedere alla stazione la quantità di potenza che quindi andando a lavorare su tensione, su tensione e corrente, che meglio si adatta con il profilo di carico che è stato definito dal costruttore per andare a salvaguardare le batterie. Aspettiamo ancora qualche minuto. Ecco, una domanda interessante. La raggiungibilità delle prese di ricarica dei veicoli. Allora, abbiamo detto che le infrastrutture di ricarica possono avere dei cavi che hanno delle lunghezze che possono arrivare fino a massimo 10 metri. I veicoli possono avere le prese di ricarica posizionate in diverse posizioni del veicolo. Alcuni li hanno nella parte anteriore, alcune le hanno nella parte posteriore al lato destro o sinistro o avanti o dietro. Il suggerimento che generalmente do è nel momento in cui si va a fare una gara o si vanno a definire le specifiche per il veicolo, di fare in modo che le prese siano disponibili su entrambi i lati del veicolo. Questo per fare in modo che, ad esempio, andando a scegliere delle soluzioni come quella che abbiamo visto, che può essere un Terra 124 o Terra 184, io abbia la possibilità di andare a ricaricare i veicoli sfruttando una colonnina, una stazione di ricarica posizionata in mezzo ai due stalli. Allora, un bus medio con una ricarica fast di 3-6 minuti, quanti chilometri riesce a percorrere? L'avevamo visto nel caso di Trondheim, siamo grosso modo nell'ordine di una quindicina di chilometri. Lì dipende comunque dall'autobus, dal numero di passeggeri. Generalmente, se non ricordo male, un autobus da 12 metri mediamente ha un consumo di un poco meno di 2 kWh per chilometro. Quindi con 2 kWh per chilometro, se facciamo che una stazione di ricarica, una stazione da 450 kW in 6 minuti mediamente riesce ad imbarcare un 45 kWh, 45 kWh siamo nell'ordine di una ventina di chilometri con una ricarica di 3-6 minuti.
oggi un, per darvi anche un ordine di grandezza, un, mediamente un autobus da 12 metri con un, con una ricarica, in deposito, riesce a percorrere intorno ai 200-250 chilometri. Con una batteria da 300-350 kWh. Un'altra domanda: qual è la sua opinione in merito allo smaltimento delle batterie tra qualche anno? Allora, le batterie possono essere considerate una risorsa. Ovviamente le batterie devono e si sta lavorando perché, affinché possano essere innanzitutto riutilizzate oltre quello che è il periodo di vita a bordo del, a bordo di vita del veicolo, quindi per l'alimentazione del, per l'alimentazione del veicolo, ma anche per fare in modo che una volta terminato anche il secondo, il ciclo di seconda o terza vita, possano essere smontate smaltite, andando a recuperare la maggior parte dei metalli che sono generalmente dei metalli preziosi. Da questo punto di vista si sta i produttori di batterie stanno facendo degli studi e si stanno concentrando proprio su quello che serve per ridurre al minimo l'impatto ambientale delle batterie a fine vita. Allora, vorrei chiedere se oltre alle batterie al litio vengono usati supercapacitori. Allora, generalmente i supercapacitori vengono utilizzati in una tecnologia che è la tecnologia flash charging, quindi sono delle tecnologie in cui vado ad effettuare delle ricariche molto frequenti, quindi con delle ricariche ripetute. Più che i capacitori, quello su cui i costruttori stanno sempre più lavorando sono soprattutto sui mezzi pesanti e sugli autobus elettrici sono le batterie allo stato solido. Allora, le colonnine fatte in linea regolano automaticamente la potenza di ricarica fornita. Allora, come dicevo prima, la potenza di ricarica è più che altro regolata dal veicolo, quindi il veicolo che
richiede la potenza che in quel momento gli serve per poter andare a ricaricare le batterie secondo quello che è l'algoritmo che è definito dal costruttore. Ovviamente la stazione di ricarica comunque tiene sotto controllo, ad esempio, la temperatura del cavo, e qualora per condizioni ambientali, in una giornata particolarmente calda e ad esempio con l'uso intenso della stazione di ricarica, va a regolare la potenza per evitare il surriscaldamento del cavo. Allora, per uno studio di massima dei fabbisogni di potenza di un deposito organizzato per n autobus, su quanti mezzi dobbiamo ragionare? N mezzi, per quale potenza dobbiamo considerare per ogni postazione? Allora, per quanto riguarda lo studio di massima, andrebbe tenuto conto, bisogna tenere conto di quelli che sono innanzitutto i tempi in cui possiamo in cui gli N autobus possono essere ricaricati, perché se per assurdo, come spesso capita, ho un deposito in cui gli N autobus rientrano tutti a mezzanotte e la mattina alle 5 devono riprendere il servizio, devo tenere conto che nel mio calcolo della potenza devo andare a garantire la potenza sufficiente per poter ricaricare tutti i mezzi contemporaneamente. Diverso è se ho mezzi che rientrano in orari differenti e magari iniziano il turno invece che alle 5 di mattina alle 7, alle 8, alle 10, quindi in quel caso lì vado a poter gestire la potenza in maniera ottimale. Il driver che guida la quantità di potenza che di cui ho bisogno è proprio il tempo in cui devo andare in cui devo ricaricare. Poi, andando a utilizzare dei sistemi di gestione di gestione della potenza piuttosto che dei sistemi di accumulo, ho la possibilità di andare a ottimizzare la potenza per evitare di dover andare, che ne so, ad avere dei momenti in cui ho la potenza necessaria, la potenza richiesta che è uguale alla somma di tutti gli autobus, e magari dopo un paio d'ore non avere avere un avere la avere la avere il calo della richiesta. Quindi va visto di volta in volta in funzione di quelle che sono le tabelle orarie e le tabelle orarie dei mezzi. Allora, quindi la Zoe Renault che si ricarica 8 kW e mezzo su colonia da 22, in realtà è l'auto ad assorbire al massimo quella potenza che salvaguarda le proprie batterie. Quella che viene data come indicazione di potenza di ricarica è generalmente la potenza massima a cui ricarica l'autovettura. Durante la fase di ricarica
ci sono diversi aspetti che, di cui bisogna tenere conto, non da ultimo la temperatura del pacco batterie. Quindi, nel momento in cui vado a ricaricare una batteria, ho comunque la temperatura del pacco batterie che sale. Molti veicoli hanno comunque il vano batterie che è climatizzato proprio per consentire la ricarica ottimale sia in situazioni di freddo estremo piuttosto che temperature molto alte. Il rendimento complessivo dell'impianto di ricarica qual è? Allora, generalmente le stazioni di ricarica hanno un rendimento che va tra il superiore al 94, 96, 96, 96%. La stazione di ricarica produce armoniche significative. Lato rete sono disturbi che necessitano di essere filtrati. No, non vengono prodotte lato rete armoniche significative. Tenete presente che comunque all'interno delle stazioni di ricarica sono comunque già presenti sono presenti comunque dei filtri che servono proprio a gestire queste non problematiche. esagerare nello sport. Mino MK, un corno. Allora, non vedo ulteriori domande, vabbè, abbiamo ancora 3 minuti, se qualcuno ha ancora qualche curiosità, qualche ulteriore domanda, alla fine della presentazione, quindi trovate anche i miei riferimenti di contatto. Per qualsiasi richiesta, chiarimento o anche opportunità, non esitate a contattarmi. Nel frattempo vedo che è arrivata un'altra. Allora, il limite di potenza erogabile dalla centralina è dato dal limite della rete o degli inverter? Allora, direi da entrambi. Allora, gli inverter hanno una loro hanno ovviamente una loro una loro una loro potenza una loro potenza erogabile, che caratterizza i moduli di conversione. Abbiamo visto, ad esempio, nelle stazioni all-in-one Terra 124 o Terra 94, 124, Terra 184, Terra 360, abbiamo dei power module che hanno ognuno potenza di che hanno ognuno potenza di 30 kW cada uno. Ovviamente, per poter erogare per poter erogare la potenza, devo poi averla disponibile lato rete. Quindi, per questo mi viene da dire che il limite di potenza è dato
è dato da entrambi. Ovviamente se lato rete ho tutta la potenza necessaria per poter andare a, cioè avessi per assurdo potenza infinita, il limite è dato dall'unità di conversione. È immaginabile il trasporto tiro elettrico un domani? Sì, non so se avete notato nella parte introduttiva c'era un video di un'esperienza che abbiamo fatto lo scorso dicembre insieme a Volvo e Coca-Cola, proprio per dimostrare che in Italia anche oggi, con lo stato di diffusione delle infrastrutture di ricarica pubblica, che sta migliorando ma non è ancora ottimale, è possibile muoversi con tiri elettrici. In questo momento ci sono in commercio già diversi mezzi con portata fino a 44 tonnellate, quindi che consentono di già iniziare a fare dei trasporti all'interno delle città, o comunque con autonomie di un 150-200 km. Si sta lavorando su mezzi con portate superiori, sia lato veicolo, quindi con batterie in grado di garantire la quantità di energia necessaria, ma anche lato infrastrutture. Stiamo lavorando a delle soluzioni di ricarica che sono pensate appositamente per i mezzi pesanti, che daranno la possibilità di ricaricare tramite un apposito connettore con potenze dell'ordine del megawatt. Quindi stiamo lavorando a delle soluzioni che daranno la possibilità di ricaricare fino a 3 megawatt. Quindi con soluzioni del genere diventa sempre più probabile, sempre più facile andare poi a realizzare il trasporto merci anche sulle lunghe percorrenze. Sono poi allo studio anche altre forme di ricarica, quale potrebbe essere la ricarica dinamica, quindi i mezzi che si ricaricano per induzione durante il tragitto. Quindi sono allo studio diverse soluzioni che renderanno il trasporto delle merci fattibili, che stanno rendendo il trasporto delle merci fattibili anche con mezzi elettrici. Bene, allora vi ringrazio per la partecipazione, per l'interesse e per le domande. Spero di essere riuscito a trasferirvi un po' di informazioni e di aver soddisfatto quelle che sono le vostre curiosità e le vostre domande sulla mobilità elettrica. Come dicevo, vi lascio i miei riferimenti per qualsiasi cosa, non esitate a contattarmi e sarò piacere sentirvi.